Indagato per terrorismo islamico, il giovane che 2 giorni fa nella stazione di Milano ha accoltellato 2 soldati e un poliziotto durante un rastrellamento. Non è un migrante, ci hanno chiarito subito, ma un italo-tunisino, figlio di un immigrato tunisino e di una meridionale. Un giovane sbandato, uscito di poco dal carcere dove era finito per piccolo spaccio. Figlio di 2 genitori problematici, il padre con precedenti violenti, la madre con violenza sui minori. Un giovane sbandato che viveva per strada, si appoggiava a una fondazione caritatevole, ma dormiva in auto, andava a mangiare alle mense dei poveri. Uno che chiedeva aiuto, che aveva bisogno di sostegno probabilmente, e abbandonato a se stesso, ha trovato l'aiuto, almeno psicologico, non sentirsi solo, nel male assoluto, il terrorismo islamico. Ma è del tutto evidente che anche se gli elementi sono per molti aspetti simili al profilo dei miliziani che della rete franco-belga, cioè i piccoli delinquenti, non immigrati, con problemi più di natura sociale che di natura religiosa. Però alla fine uno si pone una domanda, ma perché uno che vive da solo, sta in strada, non lavora, c'è una famiglia distrutta, non dovrebbe essere incazzato contro il mondo e la vita?